proprio qualche parola per presentare il professor Davide Ferri, che è romagnolo come noi e che oggi vive a Roma, ma mantiene legami con la sua terra d'origine. Infatti è docente di estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Rimini, e però è anche docente presso l'IAD di Roma, che è l'Istituto Europeo del Design. Non si sente? Ok, lo devo ripetere? Dicevo, docente di estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Rimini, quindi uno dei possibili anche sbocchi professionali per i ragazzi che frequentano la Quinta. Inoltre gli insegna anche all'IED di Roma, che è l'Istituto Europeo del Design. Quale attività, oltre a quella della docenza, è impegnato come curatore di mostre sia per gallerie d'arte in Italia e all'estero che per prestigiose istituzioni museali? Per esempio ha curato una mostra presso il prestigioso Luigi Pecci di Prato dal titolo La figurazione inevitabile, una scena della pittura di oggi, e il Museo Mambo di Bologna con una mostra dal titolo Sentimento Nuovi, incontri sulla nuova critica e scrittura d'arte in Italia. Inoltre collabora anche con delle riviste d'arte e quindi si occupa proprio dell'argomento di cui ci tratterà oggi, ovviamente con l'ausilio delle immagini, che sono fondamentali poi per svolgere un discorso legato alla bellezza. Sappiamo tutti che la bellezza è un concetto intrinseco nell'arte fin dal momento della sua nascita, però nel Novecento il percorso sarà un po' diverso, perché spesso viene negata la bellezza e oltretutto poi ci saranno anche degli artisti che danno un nuovo concetto di bellezza, come ad esempio i futuristi, e sono tutti argomenti, quindi la bellezza per esempio la velocità o l'azione, quindi sono tutti argomenti che noi dovremmo, molti di voi insomma dal punto di vista scolastico, dovremmo ancora affrontare. Quindi questa lezione sarà estremamente interessante per avere degli spunti poi da sviluppare anche nel corso dell'anno. E il professore partirà, ha scelto diciamo il titolo partendo da un testo di un filosofo e critico d'arte che si chiama L'abuso della bellezza, è del filosofo americano Arthur Dent. Io lascio la parola al nostro relatore e poi quando lui terminerà la sua relazione lasceremo spazio alle domande in modo da poter interagire con lui. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Davide e posso chiedervi una cortesia? Io non riesco a parlare con le porte aperte, riusciamo a chiudere la porta? Se si può, grazie. Avete caldo? Buongiorno, dicevo, io mi chiamo Davide e oggi parliamo un'ora e mezza circa, il tempo che resistiamo. Questo è lo che ovviamente si dice sempre. Via via che la lezione procede, voi state in grado di, o abbiate voglia, soprattutto di interagire con me, di farmi domande, di farmi questioni, di reagire un pochino alle cose che vediamo nel corso di questo incontro. Allora, sono stato chiamato a parlare di un problema enorme, difficile, ambiguo, pieno di insidie, il problema della bellezza, soprattutto se questo problema poi lo, come dire, intrecciamo con la storia dell'arte del XX secolo. La storia dell'arte del XX secolo ha certamente un problema con la bellezza. Oggi vedremo alcune immagini e cercheremo di capire in cosa consiste questo problema che l'arte del XX secolo ha con la bellezza. E ovviamente alcune cose, se non avete fatto un corso di arte contemporanea che arriva fino alla stretta attualità, vi appariranno anche buffe, grottesche, strane, e però lo stesso, insomma, potete fare quello che volete, potete ridere, potete rivoltarvi contro le cose che vi mostrerò, non c'è nessunissimo problema.
e sono abituato a vedere, e anche mi affascinano, mi piacciono il pubblico, il mondo del male che lavori, anche opere d'arte della poeta. E l'arte contemporanea di per sé pone dei problemi, no? Per tutti è brutta, non è bella, è brutta, è ambigua, è incomprensibile, è inutile. L'arte contemporanea da un certo momento in poi non ha prodotto più niente di interessante, più niente che vale la pena guardare. L'arte contemporanea ha bisogno di mediazioni, ha bisogno di qualcuno che ce la spieghi, che ce la racconti, perché altrimenti abbiamo difficoltà con le opere d'arte. L'arte contemporanea soprattutto ha un grande problema. La parola bellezza, e qui uso questo termine, nel senso in cui ne parla questo teorico dell'estetica, questo filosofo dell'arte, a cui faccio riferimento nel titolo. Questo filosofo dell'arte si chiama Arthur Coleman Danto, che ha scritto un libro che si chiama L'abuso della bellezza. Ecco, la parola bellezza è abusata nel nostro tempo. Viviamo in un mondo che iperproduce immagini, naturalmente. Voi siete qui, in tasca, avete immagini nei vostri telefoni, che scattate voi, e molto spesso siete in grado di produrre immagini belle. Uscite, comprate un giornale, comprate una rivista, ancora, avete altre immagini, molto spesso, perché no, trovate sui giornali, sulle riviste, immagini belle. E ancora, guardate la televisione, perché la televisione non dovrebbe essere in grado di produrre immagini belle? Anche in televisione si parla di bellezza, si vedono cose belle. Stasera andate al cinema, di nuovo, la bellezza, l'immagine. Questo è il problema. Il problema è trovare le ragioni dell'arte in un mondo che iperproduce immagini, che mette in circolazione una quantità di immagini inverosimili, incredibili. A cosa servono gli artisti? Questa è la questione. A cosa servono se il mondo ci restituisce immagini belle? Anche le immagini dei fatti di cronaca terribili, drammatici, diventano belle. Vi faccio un esempio. Vi mostro un'immagine che sicuramente avrete già visto. Ecco, no? Questa immagine la riconoscete tutti, è relativa a che cosa? Quali fatti? Di cosa parla questa immagine? Parla delle Torri Gemelle, parla dell'11 settembre. Guardate, guardate quanto, come è costruita, un'immagine casuale, fatta da uno che era lì per caso, ma guardate la precisione con cui è costruita questa immagine, guardate la proporzione all'interno di questa immagine, guardate come l'angolo della torre segnala proprio una divisione dell'immagine in due, guardate come sta al centro questa figura che cade, che se poi io ribalto diventa quasi una specie di salita, di ascesi, lo faccio spesso questo gioco di ribaltare queste immagini. Insomma, perché dovrebbe esistere ancora l'arte? E che cosa può dire l'arte in rapporto a immagini così forti, così potenti? Noi consideriamo che tutti i grandi fatti di cronaca, tutti i più importanti fatti di cronaca, io ho bisogno di sentire la mia voce un filo più alta. Forse anche voi mi sentite. Sentite se parlo senza microfono? Fatica, sarebbe. Beh, allora proviamo, facciamo una prova così in realtà, mi ricordo. Io adesso parlo subito in maniera un pochino violenta, un pochino forte, e vi mostro un film, ma ve ne mostro 2-3 minuti, il film dura un pochino di più. È un film del 1975 di un'artista serba di cui forse avete sentito parlare. Lei si chiama Marina Abramović, e nel 1975 questa artista, in questo film, è quasi un lavoro d'esordio, poi lei arriverà in Italia a un certo punto e sarà alcuni anni in Italia. Vabbè, insomma, in questo film del 1975 Marina Abramović evoca, chiama in causa subito il problema della bellezza. Vediamo 2-3 minuti di questa performance documentata in questo film che si chiama Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. Thank you.
Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Artist must be beautiful. Artist must be beautiful. Art must be beautiful. Che continua fino a che addirittura Marina Abramovic non sanguina e la poi capelluto. Ora la questione è proprio qui, siamo proprio nel cuore della questione. Nel 1975 un'artista, una donna, realizza una performance che chiama in causa direttamente il problema della bellezza. Cosa dice? Cosa ripete continuamente in questo film, durante questa performance Marina Abramovic? Ripete: l'arte deve essere bella, l'artista deve essere bello, l'arte deve essere bello, l'artista deve essere bello. Quindi in una, come dire, in un'azione che crea in noi una forma di fastidio, una forma di disgusto, un'azione raccapricciante, l'artista evoca il problema della bellezza. È la bellezza che spinge l'artista, o la ricerca della bellezza, a spingere l'artista a fare qualcosa che per noi è disgustoso, ripugnante. Questa è una delle primissime ambiguità che mi sono venute in mente pensando al problema della bellezza nell'arte contemporanea. Questa apparente inconciliabilità tra l'effetto che ci suscita le opere d'arte contemporanea e il problema della bellezza, la bellezza per come noi la pensiamo, per come noi la immaginiamo. In fondo dentro di noi resta la memoria, non ce l'abbiamo, anche prima di nascere quasi, resta la memoria del mondo classico, della bellezza nel mondo classico, la bellezza come ordine, come misura, una bellezza che la società occidentale si trascina fino al Rinascimento, è sempre con quella che ci confrontiamo in qualche modo, anche se qui la filosofia, oggi non voglio fare una lezione su questo, lo farete in classe con i vostri insegnanti, ha dato della bellezza un sacco di definizioni, tantissime e anche contrastanti, naturalmente. Però resta molto forte quel modello e quel racconto della bellezza che parte dal mondo classico, dal mondo greco, e per noi arriva in maniera molto forte fino al Rinascimento. Allora se noi guardiamo questa immagine che conoscete tutti, questa immagine non appartiene al mondo classico, ma appartiene al XV secolo, siamo alla fine del XV secolo, ecco, qui è raccontata quella bellezza di cui stiamo parlando, ordine, misura, che dipinto è questo? Voi lo riconoscete? Come si chiama? Qual è il titolo di questo dipinto? La città ideale, attribuito forse a Piero della Francesca, siamo alla fine del XV secolo, la città ideale. Allora la città ideale è tutto ordine e misura. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un punto di fuga, naturalmente, che in questo dipinto è collocato più o meno dove? Più o meno sopra quel portale, e poi a ogni punto del dipinto, adesso non riesco a allungare il mio braccio fino a lì, ne corrisponde un altro dall'altra parte, un punto a destra corrisponde un punto esattamente simmetrico dall'altra parte, tutto è costruito secondo un ordine molto preciso, che è quello che in qualche modo la prospettiva ha fissato. Non voglio tirare in ballo Panofsky, non voglio tirare in ballo la prospettiva come forma simbolica, naturalmente, non voglio raccontarvi della prospettiva, vi volevo solo mostrare questa immagine per dirvi quanto questa immagine sia un riferimento per noi importante. C'è un altro aspetto, queste piazze, nella realtà, nel mondo che frequentiamo continuamente, esistono, il mondo è così come ce lo racconta, come ce lo racconta questo artista che ha dipinto
ha dipinto questa piazza. No, è molto diverso, il mondo è caotico, è multiforme, non è che a quest'angolo corrisponde necessariamente a quell'angolo, a quella borsa corrisponde il piede di questo ragazzo, a questo giacchetto corrisponde una gamba. Tutto è molto più complesso, tutto è molto più multiforme, tutto è molto più caotico, però la pittura ha fatto questo percorso. Pensate a come è raccontata la storia dell'arte nei manuali di storia dell'arte. Qual è il grande modello narrativo attraverso cui viene raccontata la storia dell'arte nei manuali? Il modello narrativo è quello che ha fissato, chi l'ha fissato in Italia? In Italia e nel mondo, in realtà. L'ha fissato Giorgio Vasari. L'idea, presa in mano sicuramente le vite del Vasari, cioè l'idea che la storia dell'arte sia una progressione, si parte da qualcuno che aveva capito qualcosa e si arriva a chi aveva capito molto, tutto, Michelangelo. E qual è questo? In base a cosa è ordinata questa progressione? In base a un sistema di rappresentazione del mondo che in qualche modo doveva raccontarlo meglio, con più fedeltà. E allora la prospettiva omicentrica è il sistema per raccontare meglio il mondo. Ripeto, non è esattamente così. Non funzionano le cose così. Questo è un grande racconto che si fa nei manuali di storia dell'arte. In ogni caso, come dire, questa progressione è una progressione dell'arte occidentale, che ripeto, che parte dal mondo classico, per noi ha a che fare con questa immagine. Questa immagine è tutto ordine e misura, questa immagine è bella, anche se non corrisponde a nulla di preciso del mondo che noi conosciamo. Ora, di nuovo, guardate quanto le cose sono complicate, perché se io accanto a questa immagine vi mostro, è chiaro che voi in questa immagine, tutti voi sapreste indicare dove sta il punto di fuga, perché l'avete studiato a scuola. Se io vi mostrassi quell'angolo, non so, quella specie di struttura che è lì in basso a destra, che cos'è? Un pozzo? È un basamento vuoto, voi sapreste dirmi dov'è dall'altra parte quell'elemento. Se io mostrassi una finestra di uno dei piani di quell'edificio che è alla vostra destra, voi sapreste dirmi qual è la finestra corrispondente o il punto corrispondente di quella finestra dall'altra parte. Se io vi mostrassi un angolo, voi sapreste dirmi eccetera eccetera. Non lo faccio, ripeto, non potete avvicinarvi fin qua, è tutto troppo in alto, è tutto troppo grande. Se io però dopo questa immagine vi mostro facendo un salto temporale vertiginoso, impossibile, vi mostro questa immagine, guardate questa immagine, guardate che strada fa la pittura, che strada vertiginosa, che passaggio incredibile, mostrandovi prima la città ideale, è sempre pittura, il mezzo è lo stesso, il medium è lo stesso, l'ha dipinto un uomo, ma questo dipinto l'ha fatto un uomo nel 1947. Chi è questo uomo che ha fatto questo dipinto? Questo uomo che ha fatto questo dipinto è un artista americano molto importante, che si chiama Jackson Pollock. Jackson Pollock. Lo conoscete, probabilmente l'avete visto in qualche museo, durante qualche viaggio che avete fatto, magari c'è qualche immagine nei vostri manuali. Purtroppo i manuali di storia dell'arte sono frammentari, quando devono raccontare il Novecento, soprattutto la seconda metà del Novecento. Jackson Pollock. Ora, voi vedete che quei valori di ordine e misura, quei valori legati alla proporzione, all'equilibrio, che noi trovavamo nell'immagine che vi ho mostrato prima, qui non ci sono. Se io adesso chiedessi a te, come ti chiami, scusa? Andrei. Dov'è il centro in questo dipinto? Dove sta il centro? Qual è il centro? Non c'è il centro, Se io vi indicassi un punto e chiedessi a lei, come ti chiami? Aurora, guarda, qual è il punto corrispondente? Guarda, indico questo. Dov'è il punto corrispondente dall'altra parte? Dove devo andare? Fermami. Dove devo andare? Non c'è, Scivolo via, questo è il punto. A un certo punto, dicono i critici, io cadrò sicuramente da questo palchetto prima della fine, a un certo punto dicono i critici, adesso cominciamo, lasciamo le porte chiuse, qui ci scaldiamo anche,
È una tortura questo incontro con me oggi, mi dispiace, siete capitati. Allora, scivola via, perché? Perché dicono i critici che questa pittura è una pittura tattile, pluricentrica, illimitata, tattile. Guardate che percorso incredibile ha fatto la pittura. Clement Greenberg, un grande critico americano che dovreste leggere, purtroppo in italiano si trovano poche cose, pensate, il più importante critico americano, anzi, il più importante critico del Novecento, probabilmente, in Italia non è quasi tradotto. Che fatica. Allora trovate i libri in inglese e poi un'antologia dei suoi scritti. Clement Greenberg ha parlato di una cosa che ha un percorso molto lungo, una cosa che comincia nel XIX secolo, comincia immediatamente dopo che cosa? La nascita della fotografia. E che cos'è? La crisi della pittura da cavalletto. Clement Greenberg dice a un certo punto la pittura ha perso la sua fiducia nella possibilità di raccontare storie, di raccontare il mondo, di dare un'immagine verosimile del mondo. Questa storia è una storia lunghissima, naturalmente, la pittura è racconto. Voi cosa pensate? Che nelle chiese i cicli dei santi, i cicli di affreschi stiano lì per vedere quanto era bravo Giotto a dipingere, quanto era bravo a dipingere Luca Signorelli, quanto era bravo a dipingere Perugino? No, di certo. La ragione per cui nelle chiese voi trovate i cicli di affreschi è che voi innanzitutto venite a conoscenza di alcune storie attraverso quei dipinti. Pensate a Fedele nei stipoli in cui dipingevano questi artisti, che era analfabeta, e per lui era necessario sentire e guardare, anzi non sentire, guardare dei racconti per immagini, per sapere di cosa si stava parlando, di cosa si stava parlando. Ora, questo potenziale narrativo, la pittura l'ha perso completamente. Non ce l'ha più, oggi il mondo ce lo raccontano la fotografia, ce lo racconta la televisione, ce lo racconta il cinema, altre cose. Allora la crisi della pittura da cavalletto, guarda caso, comincia proprio lì, comincia proprio nel XIX secolo, quando viene inventata, quando si diffonde la fotografia, a tal punto che si dice, un dipinto che voi sicuramente guardate durante le vostre lezioni, o guarderete, adesso non so quanti anni avete di preciso, qual è questo dipinto? La famosa Zattera della Medusa di Géricault, lo conoscete, ce l'avete in testa, sì, con questa costruzione piramidale, diceva la mia prof di storia dell'arte al liceo. Cosa vuol dire? Con questa costruzione che ha questo vertice, quest'uomo che è felice perché qualcuno li sta salvando. La storia di un naufragio, è una storia di cannibalismo, una storia terribile quella della Zattera della Medusa. Vabbè, si dice, quello è uno degli ultimi dipinti di storia, è uno degli ultimi dipinti che racconta, che raffigura qualcosa in maniera compiuta. Da lì in poi, la pittura comincia a scricchiolare. Allora abbiamo Manet, e se guardiamo Manet, le cose cambiano sostanzialmente. E via dicendo, Manet è il primo che reagisce a questa crisi della pittura da cavalletto. In ogni caso, secondo Clement Greenberg, questo percorso, questa idea che la finestra albertiana si chiuda, è qualcosa che porta la pittura a una verità. La verità della pittura non è più il racconto, non è più la finestra, la verità della pittura è nella superficie. I dipinti di Pollock non negano questa superficie, e sono tutta superficie, e di lì in poi la pittura sarà sempre soltanto superficie. Anche quando è figurativa, anche quando torna a essere figurativa. Allora, se noi stiamo ad ascoltare Greenberg e se noi guardiamo il titolo dei vostri incontri, verità e bellezza, bellezza e verità, beh, allora questo dipinto è bello, perché porta a compimento un discorso che ha a che fare con la verità in pittura. Saggio di Derrida, la verità in pittura. Andiamo avanti, perché i problemi non sono questi, in realtà non è di questo che vi voglio parlare. Io oggi questa lezione la voglio cominciare da qua, perché non posso non cominciare da qua. Io sempre comincio i miei corsi da questa immagine, perché è questa immagine che poi provoca i maggiori problemi nei confronti della bellezza, Io vorrei trovare un'immagine altrettanto forte per cominciare a riflettere sull'arte contemporanea, ma non riesco mai a trovarla. Inevitabilmente le storie ufficiali del Novecento partono da lì, partono da quelle immagini. Voi l'avete riconosciuta quella cosa lì? Sapete che cos'è innanzitutto?
conosce, è un appendice, come ti chiami? Riccardo dice un appendiabiti, qualcun altro non è un appendiabiti, qualcun altro ha qualche idea? Che cosa può essere? Gabriele ha detto è per le bottiglie di vino. In effetti è proprio così, è un oggetto che serve, a scolare le bottiglie di vino. Qualche volta quando lo mostro in classe ai miei studenti, qualcuno mi dice, io non ho mai visto davvero un oggetto del genere, non so, mai visto, se non nel caso di cui vi parlerò adesso. Vabbè, qualche volta qualche mio studente mi dice, mio nonno ce l'ha, mia nonna ce l'ha, quindi vuol dire che in qualche modo è ancora usato. Che cos'è questo oggetto? È uno scolabottiglie, Allora ragazzi, siamo nel 1914, è un artista francese che si chiama Marcel Duchamp, l'avete mai sentito nominare? Sì. A un certo punto, pur avendo qualche precedente legato alla pittura, Duchamp ha cominciato a dipingere ma con non buonissimi risultati, a un certo punto Duchamp decide che questo scolabottiglie, che era da qualche parte in casa sua, che era in cantina, che era in giardino, che era in una stanza dimenticato, decide che questo scolabottiglie è un'opera d'arte. E cosa fa Duchamp? Duchamp se ne sta comodamente in poltrona, se ne sta comodamente seduto e fregandosene assolutamente della bellezza o meno di quell'oggetto, della bellezza o della bruttezza di quell'oggetto, cosa fa? Indica quell'oggetto, lui è proprio seduto in poltrona, ragazzi, guardate le immagini di Duchamp, quelle più note, questa è un'immagine di Duchamp, dopo vi rimetto l'immagine dello scolabottiglie, questa è un'immagine di Duchamp abbastanza nota, eccola qua, guardate, ma noi quando vediamo un artista al lavoro, un artista nello studio, un artista, siamo abituati a vederlo sporco, con le mani sporche al lavoro, magari davanti a una tela o davanti a una scultura, pensate alle immagini di molti artisti anche del Novecento, pensate a Francis Bacon, pensate a Giacometti, pensate alle fotografie che avete nella vostra memoria degli artisti al lavoro. Duchamp si racconta se stesso sempre mentre fa qualcos'altro, mentre non lavora, e lui proprio se ne sta letteralmente seduto in poltrona. Questo era il suo modo di lavorare. Il suo modo di lavorare era non fare nulla, non gli importava niente saper fare, se ne stava seduto in poltrona. Cos'ha davanti Duchamp, davanti a questa poltrona? Cosa c'è? Una scacchiera, non è casuale il fatto che ci sia una scacchiera. Da un certo momento in poi, più o meno dal 20-23, Duchamp comincia a dedicarsi agli scacchi, si dà agli scacchi e diventa un campione, partecipa anche ai campionati mondiali di scacchi. Nel frattempo sta lavorando ancora come artista, naturalmente c'è un'opera che ha appena finito che si chiama Il Grande Vetro, che forse avete visto da qualche parte, affascinante la vita di Duchamp. Però ecco, le immagini ce lo mostrano sempre così. Ecco, immaginatevi proprio Duchamp, allora, seduto in poltrona, in casa, e indica un oggetto, dice, per favore, me lo porti qua, e questo è il mio studio. Ecco, questo spostamento, questo movimento dell'oggetto, scolabottiglie, da un luogo X della casa, allo studio dell'artista, fa sì che questo oggetto, a un certo punto, per volontà di Duchamp, diventi un'opera d'arte. Un'opera d'arte. Questa è l'opera più importante del Novecento, sicuramente, è quella che cambia più cose, è quella che fa più discutere. E una delle cose che fanno più discutere è proprio quella di cui parlavo. Qual è? Questa indifferenza assoluta verso la bellezza. Quell'oggetto è bello secondo te, come ti chiami? Luca, è bello secondo te quell'oggetto? No, non è bello. È brutto per qualcuno di voi, ma forse neanche brutto. Ma adesso che io ve l'ho raccontato come un'opera d'arte, ha acquistato più bellezza, è diventato più bello quell'oggetto? No, è sempre lui, è sempre lo stesso.
Allora uno dei problemi con cui il mondo contemporaneo, l'arte contemporanea fa i conti, cioè con cui lo spettatore ti mostra di arte contemporanea e fa i conti, è proprio questa idea molto forte, l'indifferenza nei confronti della bellezza, l'indifferenza nei confronti della bellezza. La bellezza è come se scomparisse dal territorio dell'arte attraverso lo shampoo. Non è più un valore, non è più una questione importante, ma tante altre cose non sono più un valore. Non è più un valore la manualità. Duchamp ci indica una possibilità dell'artista che consiste nel non saper fare. Dice: non importa che tu sappia fare, non importa che tu sappia dipingere, non importa che tu sappia scolpire. L'arte consiste in un'altra cosa, che non passa attraverso la mano, che non passa attraverso il fare. Ecco un'altra conseguenza del ready made di Duchamp. E poi un'altra conseguenza ancora, quella reazione che in genere il pubblico ha sempre di fronte. Cosa dice vostro padre di fronte al ready made di Duchamp? Cosa dice? Dice? Vi dico cosa dice il mio, ma cosa dice anche mia nonna, mia mamma, mio fratello, i miei amici che non si interessano di arte contemporanea? Lo so che devo fare anch'io. Lo potevo fare anch'io. E questa è una delle altre grandi questioni. C'è un libro bellissimo di Francesco Bonami, lo conoscete? Francesco Bonami è il più importante critico, anzi non è un critico, è un curatore. Adesso avessimo tempo, vi direi qual è la differenza tra critico e curatore. Comunque è un curatore di arte contemporanea, il più importante italiano. E ha scritto un libro molto divulgativo che vi consiglio di leggere, edito da Mondadori, sull'arte contemporanea, che si chiama proprio così, Lo sapevo fare anch'io. Ricordatevi Francesco Bonami, Lo sapevo fare anch'io, Mondadori. Vabbè, che cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che questa è la reazione più comune, Lo sapevo fare anch'io. E allora che cosa segnala questa reazione? Segnala una cosa fondamentale, che è questo incredibile avvicinamento e sovrapposizione fra l'artista e lo spettatore. A un certo punto è come se l'artista dicesse: spettatore, io e qui siamo uguali. È vero, lo potevi fare anche tu, fatto io, ma lo potevi fare anche tu. Possiamo fare le stesse cose. E poi un'altra questione fondamentale legata al ready-made, quarta conseguenza, vabbè, ne potrei raccontare tanta, è che noi non abbiamo, è un paradosso incredibile, la bellezza si guarda, si vede. In questo caso noi non abbiamo più bisogno di vedere un'opera d'arte, non è necessario vederla. Chi ha detto che bisogna vedere un ready made di Duchamp? Se io facessi chiudere gli occhi e vi dicessi, se voi aveste dimestichezza con quell'oggetto, e vi dicessi, ma all'epoca c'era dimestichezza con quell'oggetto, immaginatevi uno scolabottiglie, voi riuscireste forse, con tutti quei sei, a immaginarvelo. Che bisogno avreste di vedere uno scolabottiglie? Lo conoscete già, l'avete già in casa, l'avete già nel garage, in cantina, da qualche parte. Vi siete mai chiesti per quale ragione? Non so se qualcuno di voi è mai stato al MoMA, durante un viaggio a New York, non so se qualcuno di voi è mai stato alla Tate Modern, non so se qualcuno di voi è mai stato anche soltanto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna o al Maxi. Al Maxi non c'è Duchamp in collezione, diciamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. E quando le collezioni mostrano Duchamp, cioè l'artista più importante del XX secolo, le persone camminano molto velocemente, non si fermano a guardare. Non è un caso, perché Duchamp non va visto. Gran parte dell'arte contemporanea non è necessario vederla. È incredibile questa cosa, perché il significato dell'opera, il senso dell'opera, non risiede nella forma. Oddio, che casino, la bellezza è legata alla forma. E il significato delle opere d'arte non risiede più nella forma, risiede in un'altra cosa. E in cosa risiede in questo caso? Risiede nel fatto che io, mia nonna, Luca, Filippo, mio padre, mio cugino, tutti quanti reagiamo di fronte a Duchamp nello stesso modo. Cioè, come reagiamo? Ci chiediamo: beh, ma questa è arte? Questa è davvero arte? E se questa è davvero arte, allora in che rapporto sta l'arte con la realtà, l'arte con il mondo? Questo ci chiediamo, ci facciamo delle domande, ci chiediamo le ragioni di quell'opera.
E questo farci delle domande consiste il significato dell'opera. Duchamp voleva questo. Voleva che quell'opera diventasse per il pubblico, per le persone, l'occasione di riflettere sull'arte, sui rapporti tra arte e mondo. Oddio. Oddio. Sentite, ma chi ha detto, nonostante questi discorsi che sto facendo, chi ha detto che il film di Marina Abramovic non racconti qualcosa di bello, di molto bello? E chi ha detto? E chi ha detto che Pollock non sia, come pensava Grinberg, tra l'altro, molto bello? E chi ha detto che Duchamp, anche se non si deve vedere, anche se ha pericolosamente assottigliato il confine tra arte e realtà, perché noi abbiamo bisogno di discontinuità, discontinuità, abbiamo bisogno degli artisti che ci mostrano qualcosa di diverso rispetto a quello che vediamo tutti i giorni. Nonostante tutte queste cose, chi ha detto che anche un re di medi Duchamp non sia bello? Queste sono le domande che la mia lezione vuole porvi. Chi ha detto che anche Duchamp non sia bello? Allora andiamo un pochino avanti, facciamo un salto temporale di 50 anni, perché poi ci vogliono tanti anni per digerire Duchamp. Prima vi facevo vedere delle immagini degli artisti, no? Vabbè, adesso prima di fare quel salto che vi stavo proponendo, vi faccio vedere questa immagine, che è un'immagine a cui io sono molto affezionato. Questa è un'altra immagine di un artista nello studio, di un artista al lavoro. È un artista del nostro tempo, un artista che oggi ha poco più di 50 anni, insomma quasi 60 in realtà, ed è un artista americano più importante tra quelli che costano di più nelle aste. Sapete come si chiama? Qualcuno di voi quando prima l'ha riconosciuto, o forse ha riconosciuto un'opera, magari vi mostrerò dopo. Questo artista si chiama Jeff Koons. Jeff Koons, lo trovate anche sui giornali, i quotidiani, i settimanali raccontano di lui. In Italia, tra l'altro, è molto famoso perché una volta se ne parlava di Jeff Koons anche su Novella 2000, sulle riviste femminili. Sapete perché? Perché per un po' di tempo è stato sposato con Ilona Staller. Chi è Ilona Staller? Cicciolina, esattamente. Hanno avuto un figlio, poi si litigavano, ragazzi, quello è il problema. Hanno avuto un figlio, poi se lo litigavano, a un certo punto si sono separati, e quindi continuamente questa storia era sui giornali, ma questo è negli anni 90, molti anni fa. Vabbè, comunque Jeff Koons, ragazzi, è davvero uno degli artisti più importanti del mondo e più ricchi del mondo. Guardate adesso, la ricchezza non è proprio per niente un valore, scusate, quindi cancellate e via. È uno degli artisti più importanti del mondo. Guardate com'è questa immagine, ce la mostra nel suo studio. Guardate l'artista è in primo piano, l'artista è in primo piano. Dietro di lui ci sono delle persone, ma sembra un artista al lavoro. Rispecchia l'immagine che noi abbiamo dell'artista al lavoro. Lui è con una camicetta, un paio di pantaloni puliti e scarpe da ginnastica, perché è vestito come me in pratica, E dietro di lui ci sono delle persone su dei tavoli. Cosa potrebbe sembrare? Ma probabilmente potrebbe sembrare, non so, un libero professionista, al massimo un designer, un architetto, e il direttore di un'azienda, dietro ci sono, non so, c'è qualcuno che sta lavorando con lui, per lui, e i dipinti, le opere dove sono, beh sì, in fondo ci sono, però insomma, quasi, sono proprio in secondo piano, delle cose che vedete dietro sono le opere di Jeff Koons. Guardate che scatto c'è fra l'immagine dell'artista al lavoro, come noi la conosciamo, e questa immagine, questa roba qui, è conseguenza di Duchamp, deriva dalle possibilità che Duchamp ha regalato al mondo dell'arte. Va bene, facciamo questo salto di 50 anni, Passiamo dal 1914 al 1900, non si è aperta, al 1964, 1964, un goccio d'acqua, scusa. Ci siete? 1964, di chi è questa opera? La conoscete? Allora, queste sono le famose Brillo Box, di un artista americano che è straraccontato, se non l'avete mai letta, leggetevi La filosofia di Andy Warhol, che voi trovate in italiano, in edizione Bompiani, E quest'opera è un'opera, anche questa è di un'importanza capitale,
fatta 50 anni dopo Duchamp. Però guardate come anche in questo lavoro e anche in quest'opera si sente l'influenza di Duchamp. Vi sto dicendo, Duchamp è il racconto principale, che noi dobbiamo fare, possiamo fare e dobbiamo fare dell'arte del Novecento, ed è quello che pone più problemi alla bellezza. Anche opere come queste che derivano da Duchamp, che dialogano con le idee di Duchamp, pongono gli stessi problemi. Anzi, questa ne pone anche qualcuno in più, perché questa opera che cosa mostra? Mostra delle scatole, delle comuni scatole da supermercato. Ragazzi, pensateci, se voi foste nati a New York nel 1964, voi uscendo dalla mostra alla Staples Gallery di Andy Warhol, che per la prima volta mostrava le Brillo Box, sareste andati in un supermercato magari e avreste visto le stesse Brillo Box nel supermercato e vi sareste chiesti: ma per quale ragione 10 minuti fa, mentre io ero in galleria, quelle opere erano un'opera d'arte, adesso che le vedo qui sullo scaffale di un supermercato o in un angolo di un supermercato non sono più un'opera d'arte? Per quale ragione? Perché la stessa cosa dovrebbe diventare bella in un contesto, in un altro contesto invece è irrilevante? Questa è la questione. Voi sapete benissimo, forse l'avete sentito dire, che quest'opera non è un ready-made di Duchamp. Non è come un ready-made di Duchamp, perché ha una caratteristica che lo rende molto diverso dal ready-made, cioè quest'opera traffica con l'idea di ready-made, ma è diversa da un ready-made. Per quale ragione? Perché quelle scatole che contenevano, trasportavano quel prodotto che si chiama appunto Brillo, che cos'è Brillo? Lo sapete che cos'è Brillo? Stavo dicendo detersivo per pulire i piatti, più o meno è questo, è una spugnetta abrasiva che conteneva, questa era la grande novità, una piccola dose di detersivo. Quindi era una novità sul mercato americano, è uscita da pochi anni. Va bene, se voi considerate quelle scatole, all'apparenza le scatole quindi che trasportavano in giro per il mondo quel prodotto, in giro per gli Stati Uniti quel prodotto, all'apparenza le scatole di Warhol non sono diverse, potrebbero essere un ready-made. In realtà sapete cosa aveva fatto Andy Warhol? Aveva inventato la sua factory un modo per riprodurre fedelmente quelle scatole. Quelle scatole Andy Warhol le rifaceva in legno, erano in cartone, lui le faceva in compensato, poi aveva istruito le persone che lavoravano per lui a inventare un sistema di stampa serigrafico abbastanza efficace per riprodurre la grafica di quelle scatole. Quindi lui proprio le rifaceva addirittura, le scatole del supermercato, delle stesse dimensioni, identiche, il gioco era farle identiche, erano farle diverse, ma in questo caso non sono quell'oggetto, quella cosa lì, ma sono cose rifatte. E allora vedete, qual è la questione? In cosa consiste la bellezza? Ma la bellezza consiste nel farci vedere quello che noi vediamo tutti i giorni. La bellezza in un'opera d'arte consiste nel mostrarci la realtà così com'è. La bellezza consiste in un'arte che fa da specchio alla realtà. Quindi Warhol puntava tutto su questo. Lui voleva essere come noi. Lui voleva essere, sapete cosa voleva essere? E perché era così fissato con i prodotti, con i loghi, con le cose dei supermercati? Perché Andy Warhol voleva essere un noi. E che cos'era quel noi per Andy Warhol? Era un noi cittadini medi, noi consumatori medi. Voleva mostrarci come funziona da consumatori medi, in fondo noi siamo prima di tutto questo, anche oggi, il nostro immaginario. Allora vedete, vi mostro un'altra immagine di un artista. Se voi guardate questa foto che ritrae Andy Warhol, ancora lui. Ora, voi sapete tutti che lui è Andy Warhol, certo lo sapete, ma se voi non lo sapeste, vedete per quanto si avvicina a questo noi Andy Warhol, quanto vuole somigliarci, quanto Jeff Koons vuole somigliarci, quanto Duchamp vuole somigliarci, Se voi non sapeste che lui è Andy Warhol, cosa direste? Lui è un magazziniere, lui è il cliente di un supermercato, lui è uno di noi. Questa è la chiave d'accesso al lavoro di Andy Warhol. E allora, ragazzi, che cosa c'è di bello? Che cosa c'è di bello in questo aspetto dell'arte? Che cosa c'è di bello in opere che ci mostrano il mondo così come noi lo conosciamo? Che ce lo rimandano uguale, identico?
ragazzi, che cosa c'è di bello? Tenete sempre presente l'influenza di Duchamp. Che cosa c'è di bello? Cosa c'è di bello in questo oggetto? In questa scultura? Ecco una scultura di Jeff Koons, eh? Che cosa mostra? Che cosa mostra? Che cosa rimanda? Quanto traffica con l'idea di ready-made? Che cosa mostra? Mostra un palloncino, una di quelle forme che certi, come sono, certi artisti di strada fanno con i palloncini. Ce lo rimanda più grande, in metallo, luccicante, ancora più di quello. Ma in fondo sentite quanto traffica, anche vedete, guardate quanto traffica con l'idea di ready-made. Quanto è complicato parlare di bellezza, è bello quello, certo, beh, per il mio pubblico sarebbe bello, 4 anni, certo, mi piacerebbe un sacco, è certamente bello, per mio figlio sarebbe bello, così come per Greenberg, Pollock era bello, è certamente, ma ci sono tante altre questioni in ballo, c'è il fatto per esempio, la dico così velocissimamente, ma potrei farvi una lezione sulla storia della scultura specchiante del Novecento, a partire da Brancusi. E questa questione della struttura specchiante è legata al problema di cui vi parlavo prima. Artisti e spettatori sono uguali, sono identici, si rimandano. Allora lo spettatore vede una struttura e si specchia, vede la sua immagine diventa parte di quella struttura, entra a far parte della forma. Questa è un'altra questione. Questa è un'altra questione, il significato delle cose. Cosa c'è dietro le scelte degli artisti? Cosa c'è dietro le scelte degli artisti? Vado avanti, perché mi sto avvicinando progressivamente, anche se voi non ve ne accorgete, non capite quasi niente di quello che dico, forse, non lo so, alla mia idea di bellezza, a quello che io voglio proporvi come idea di bellezza. Adesso facciamo, invece, acceleriamo il ritmo con cui guardiamo le immagini. Adesso arriva la parte divertente, la lezione, quella in cui probabilmente riderete. Non me ne importa niente. Andiamo avanti. Questo è Jeff Koons. Vi dicevo, che cosa c'è di bello? Che cosa c'è di bello in un'opera come questa? Chi l'ha fatta quest'opera? Guardate quanto traffica ancora con l'idea di ready-made. Chi l'ha fatta quest'opera? Un artista inglese, un artista britannico, uno di quelli che appartengono a questo movimento che si chiama Young British Art. Molto importante a cavallo tra gli anni 90 e 2000, uno degli importanti, anche lui, adesso vi mostro solo artisti importanti, quindi ripeterò molto spesso che tutti gli artisti che vi mostro sono molto importanti, fate finta di niente. Un artista inglese che si chiama Damien Hirst. Damien Hirst, forse l'avete visto, avete visto qualche foto, qualche immagine sui giornali. Che cosa mostra quest'opera? Guarda, da lontano quest'opera è così, Da lontano quest'opera è così. Così. Sembra un dipinto, sembra un dipinto. Poi ti avvicini e vedi tante mensoline strette strette su cui sono posati questi oggetti. E che cosa sono questi oggetti? Sono pillole, sono medicinali, sono medicinali. Ora, rispetto all'idea di bellezza classica di cui parlavamo prima, ordine, misura, quest'opera c'è, funziona, Quindi vedete anche qui, tornano i canoni della bellezza che noi abbiamo in mente, certamente, ma qui c'è anche dell'altro. Quest'opera è un ready-made, traffica con l'idea di ready-made, ma non è un ready-made, perché come le scatole di Andy Warhol, quelle pillole sono state rifatte dagli assistenti di Damien Hirst. Non le fa neanche lui, non gliene frega niente di farle. Le fa fare ai suoi assistenti, alcuni sono usciti pazzi, sono andati in manicomio a forza di fare le pillole. E sono rifatte, stesse dimensioni delle pillole originali, stessi colori, tante pillole. E quel dipinto con questa vetrina scorrevole e queste mensoline deve ricordare qualcosa che ha a che fare con la farmacia. E di cosa parla quest'opera, ragazzi? Che cosa dice? Qual è il senso di questa cosa? Parla della morte, parla delle malattie, parla delle nostre ipocondrie, parla della paura che abbiamo appunto di morire, di ammalarci, del nostro continuo ricorso ai medicinali, che sono per noi un surrogato della felicità, del benessere. Parla di questo, parla dell'ossessione del mondo contemporaneo per i medicinali. Racconta questo. Vado avanti, Ora se voi, qui, questa opera, guardate com'è, questo è l'arte di oggi, l'arte a noi presente, è quello che accade nel mondo dell'arte. Se voi pensate a quest'opera, di chi è quest'opera? Di un altro artista inglese che fa parte dello stesso movimento, dagli anni British Art, che si chiama Tracy Hemin. Quest'opera ha vinto il Turner Prize,
in Inghilterra, cioè il premio dedicato a Turner, il più importante premio dell'arte inglese, l'ha vinto alla fine degli anni 90. Guardate quanto la linea di Champagne è importante, quella linea legata appunto alla scomparsa della bellezza, alla scomparsa della bellezza. Quest'opera di Tracy Emin, sapete come si chiama? My Bed, il mio letto. E che cos'è? È proprio il suo letto. Lei ha portato in una galleria il suo letto con le sue lenzuola, il suo letto con le sue coperte, il suo letto con i suoi cuscini, materassi, le cose che, vedete, come dire, quello è il risultato, l'ha proprio preso dalla sua cameretta, e l'ha portato nel museo. Poi ha costruito sotto, ha messo il tappetino dove era nella sua cameretta, ha messo sotto sul tappetino, ha posato gli oggetti che aveva. Che cosa aveva? Aveva delle medicinali, aveva dell'acqua, aveva della birra, aveva dei posacenere, aveva dei pacchetti di sigarette, aveva dei vestiti, aveva dei preservativi, insomma tutto quello che lei ha usato è appallottolato lì, sotto al letto. Quelle sono proprio le sue lenzuola, quelle proprio il suo letto, proprio il suo. Questa è l'opera del più importante artista. Oddio, oddio. Questa è l'opera del più importante artista italiano vivente. Più importante, però è così. Come si chiama? L'avete sicuramente sentito nominare. Maurizio Cattelan, Dove si trova questa opera? Si trova al Castello di Rivoli. Che cos'è il Castello di Rivoli? È un grande spazio per l'arte contemporanea che sta in Piemonte, vicino a Torino. Rivoli è in fondo non proprio una frazione di Torino, ma qua sono vicino a Torino. Ci vorranno 20 minuti in auto da Torino a Rivoli. Allora, in questa collezione così importante per l'arte italiana, così legata all'arte povera, così legata quindi a un momento molto importante dell'arte italiana, non c'entra Cattelan con l'arte povera, c'è quest'opera permanente che voi potete vedere dal vivo. In cosa consiste quest'opera? In cosa consiste quest'opera? Consiste in un cavallo, quello che vedete, un cavallo che sta appeso al soffitto, E cosa c'è quindi quest'opera? E che cosa significa questo lavoro che si intitola Novecento? Novecento, come il secolo di cui stiamo parlando? Questo segnala forse un'altra questione. Questo cavallo appeso al soffitto è un monumento equestre che celebra il Novecento. Ecco l'intenzione di Cattelan. L'intenzione di Cattelan era questo: fare un movimento equestre. L'ossessione di Cattelan per i cavalli compaiono spesso nelle sue opere, deriva da una tradizione che ha a che fare con la storia dell'arte, che è legata a monumenti equestre. E questo cavallo appeso, accrosciato, semimorto, non semimorto, è un cavallo impagliato, sembra morto o addormentato, non so cosa. E questo cavallo appeso al soffitto ribalta completamente la nostra idea di monumento equestre. E racconta, secondo Cattelan, qualcosa del secolo in cui lui vive. Novecento, Castello di Rivoli, 1997. Guardate però anche quanto quest'opera traffica con l'idea di ready-made duchampiano, è sempre l'origine dei nostri discorsi. Salto la terza opera di Cattelan che volevo mostrarvi e vi mostro quest'opera, dai, questa non volevo mostrarvela, però questa è un'opera della fine degli anni 90 di un artista italiano che si chiama Paola Pini, 1998. Sapete come si intitola? Cosa vedete? Cosa vedete in quest'opera? Dei cinesi. Proprio così. Dei cinesi. Allora, tu andavi alla mostra di Paola Pini in una galleria milanese che si chiama Massimo De Carlo e invece di vedere delle opere di Paola Pivi, sapete cosa vedevi? Vedevi un'opera di Paola Pivi, ma vedevi fisicamente 100 cinesi. C'erano in galleria 100 cinesi. E questi 100 cinesi
ti guardavano, ti guardavano. Abbraccia conserve, ti guardavano negli occhi. 100 cinesi, tutti chiusi nella galleria, nello spazio della galleria, non tanto grande, guardavano verso lo spettatore. Vedi, vedi, cioè, 100 cinesi reclutati, voi conoscete Milano ragazzi, siete mai stati a Milano? Reclutati in una via di Milano che si chiama via Paolo Sarpi, è via Paolo Sarpi, dove cominciava a nascere allora, alla fine degli anni 90, la Chinatown milanese, e quindi reclutati in via Paolo Sarpi e chiamati a far parte della mostra di Paola Pini, che era fatta solo di quest'opera, 100 cinesi. Ragazzi, dove risiede la bellezza in quest'opera? Di cosa parla quest'opera? Guardate, questa è io non amo particolarmente Paola Pini, ma questa è un'opera importante, non solo considerato il suo lavoro, ma importante nell'arte italiana di quegli anni. È importante perché quest'opera, paradossalmente, su cosa riflette, cosa va a toccare, di cosa parla. No, non parla di qualcosa, pensate anche alla fine degli anni 90, non parla di qualcosa che vediamo, parla di qualcosa che non vediamo, o vediamo in maniera completamente diversa. È un discorso pericoloso quello che posso farvi adesso raccontandovi di quest'opera. Ma di cosa parla quest'opera? Parla di una paura, di un'ossessione dell'uomo contemporaneo, fine anni 90, cosa stava succedendo nel mondo? Cominciava quella crisi che in qualche modo ancora ci riguarda, ancora ci tocca, e chissà quando ne usciremo. Cominciavamo, il mondo occidentale cominciava a percepire la potenza economica della Cina, i cinesi cominciavano ad arrivare nelle nostre città, cominciavano a impiantare nelle nostre città, ovviamente questo è... non prendete il discorso, non ha nessuna ambiguità, io adoro. Nelle nostre città, cominciavano a impiantare le loro fabbriche, a soppiantare la nostra economia. E chi li vedeva i cinesi? Vedete come parla l'uomo occidentale? Dove stanno? Dove stavano? In che punto della città? Dove lavoravano? Un'opera invece ti mostrava 100 cinesi, li potevi numerare, li potevi contare, che ti guardavano, che volevano un confronto con te, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi, cosa che nel mondo reale ancora non avveniva, e non poteva avvenire compiutamente. Andiamo avanti. Questa è davvero una delle opere più importanti del nostro tempo, È una delle opere più importanti del nostro tempo. È un'opera di un artista di origini cubane. Ragazzi, riuscite a stare concentrati ancora un quarto d'ora? Quarto d'ora. Forse anche meno, 10 minuti. Quest'opera è un'opera di uno degli artisti... è una delle opere, dicevo, più importanti del nostro tempo, ed l'autore è un artista cubano, di origini cubane, ma vissuto quasi sempre negli Stati Uniti, che è morto nel 1996, è morto di AIDS, e quest'artista omosessuale si chiamava Félix González Torres. Che cosa vedete voi? Che cosa mostra quest'opera? Quest'opera mostra niente più, niente meno che un mucchietto di caramelle. Un mucchietto di caramelle così disposte, messe in un angolo di un museo, di uno spazio espositivo. Questo. E poi attorno all'opera, questa è una foto dell'opera installata nel museo, voi vedete dei bambini, dei bambini che giocano attorno a questo lavoro. E allora? E allora qual è la questione? Perché quest'opera è così importante? E perché dovrebbe essere bella? Prima cosa,
quando voi andate nei musei, se vi capiterà di visitare una collezione di arte contemporanea e mai vedrete un'opera di Kelly Spontales Torres, vedrete tanto rumore attorno alle sue opere, tanta confusione, tanta agitazione, felice agitazione attorno alle sue opere. E sapete perché? Perché le opere di Kelly Spontales Torres si possono non solo toccare, ma si possono anche prendere. Cioè voi potete prelevare da quel mucchietto le caramelle che volete, mettervele in tasca e portarvele a casa. Questo è il primo aspetto. Questo è il primo aspetto. È un'opera che si può toccare, è un'opera che si può rubare, è un'opera che attorno alla quale si può urlare, è un'opera attorno alla quale si può giocare, è un'opera attorno alla quale si possono fare tante cose che generalmente nei musei non si possono fare. Questa è la prima cosa importante. Quest'opera va contro quel sistema di divieti che un luogo istituzionale come il museo impone. Non toccare le opere, non mangiare, non gridare, non rubare le opere, non correre. No, attorno a un'opera di Kelly Spontales Torres si può fare, si possono fare molte cose. Si possono prendere le caramelle fino all'esaurimento dell'opera. L'opera può sparire, sparire completamente. Tanto il giorno dopo il museo ricostituisce il mucchietto perché comprando l'opera ha comprato il diritto a rifarlo all'infinito. Questo è il primo aspetto. Ma c'è di più, c'è di più. Quest'opera non si esaurisce qui, non si esaurisce qui. Quest'opera parla anche d'altro, Quest'opera che si chiama, ragazzi, si chiama così, si chiama Senza titolo. Quindi non ha titolo, sapete che molte opere non hanno titolo, aperta parentesi, ritratto di Ross, chiusa parentesi. Dunque quest'opera è il ritratto di qualcuno. E chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è il fidanzato dell'artista, il compagno dell'artista, morto in quell'anno di AIDS. Quest'opera è sulla perdita, quest'opera è sul dolore, quest'opera è sulla paura di perdere la persona che amiamo. E sapete perché? Perché quel mucchietto di caramelle, quando viene costituito, se pesato, ha esattamente lo stesso peso del compagno morto quando è morto, ha lo stesso identico peso. Allora cosa succede? Succede che quando un bambino, che quando uno spettatore sottrae una caramella, fa saltare la corrispondenza tra il peso di un corpo, di un uomo malato, morto, e il mucchietto di caramelle, quindi mette in scena un lutto. Mette in scena una corrispondenza che salta e la messa in scena di un lutto, ma lo fa in modo allegro, ma lo fa in modo allegro, in modo conviviale, cioè traduce una perdita in un momento felice, in un momento gioioso. Questo è l'opera di Kelly Spontales Torres, ed è un'opera che avvia un filone dell'arte. L'applauso era perché veramente mi piace questo lavoro. Sì, in questo caso sì. Allora, attenzione perché ci stiamo avvicinando, ancora 10 minuti ragazzi, ancora 10 minuti, a 1:30 vi dirò ancora 10 minuti, state, non mi preoccupate. E stavo dicendo che quest'opera inaugura un filone dell'arte che si chiama estetica relazionale, salta fuori oggi per la prima volta la parola estetica, quindi un rimando abbastanza forte all'estetica, cioè alla bellezza. Vabbè, l'estetica relazionale ha prodotto, a cavallo sempre tra anni 90 e 2000, anche opere come questa. Questa è un'opera di un artista di origini thailandesi, ma nato in Argentina, che si chiama Rirkrit Thiravanija, un nome impronunciabile, ma è anche difficile da scrivere, Comunque, in ogni caso, Thiravanija, a cavallo tra anni 90 e 2000, cioè negli anni 90, ha iniziato a fare queste famose performance. Poi vabbè,
la sua mostra è, l'ha riproposto molte volte, anziché vedere delle opere, vedevi delle situazioni, delle cose che capitavano, e queste cose che capitavano erano questi momenti conviviali. Cos'è? L'artista, vedete, è lui, quel signore con gli occhiali in basso a destra, e la mostra era fatta di questo grande tavolo, su cui c'erano degli ingredienti. Allora, e dei fornelli. L'artista cosa faceva? Invitava le persone a cucinare con lui, a cucinare, a preparare il cibo che poi avrebbero mangiato. Questo, semplicemente questo, la mostra consisteva in un momento conviviale, condiviso con degli sconosciuti, tanti sconosciuti, sconosciuti provenienti da ogni parte del mondo. Voi sapete, il mondo dell'arte è internazionale, per cui attorno a quei tavoli si radunavano persone che sovrapponevano le loro culture, che sovrapponevano la loro tradizione, la loro capacità di cucinare, e che accoglievano il cibo che veniva fatto in quel momento. Estetica relazionale, che cosa vuol dire? Che l'arte, l'opera d'arte, nasce da un incontro tra l'artista e il pubblico, da un incontro tra l'artista e il pubblico, che attorno all'opera, che l'opera esiste e si dà per quelle comunità, dice così Nicola Bourriaud, che è il teorico che ha riflettuto sull'estetica relazionale, l'opera si dà per quelle comunità temporanee che si formano attorno ad essa, e si formano attorno ad essa e vivono attorno all'opera secondo regole che non sono quelle del mondo fuori, ma sono completamente diverse, e questo dà ragione all'opera, è la ragione dell'esistenza di un'opera. In questo caso, nell'opera di Dina Panicia, si cucina non secondo una tradizione o secondo una ricetta, si cucina come viene, si cucina improvvisando, si cucina sovrapponendo gusti e tradizioni culinarie, si cucina in questo modo e si condivide il cibo qui e ora. Quindi vedete, questo modo di condividere il cibo fa sì che l'opera di Dina Panicia proponga qualcosa che ha a che fare con un certo tipo di condivisione, una certa idea di comunità. Andiamo avanti, ci stiamo avvicinando a quella che per me è un'idea di bellezza, l'abuso non è soltanto la violenza, è la violenza che si sovrappone all'idea di bellezza e che abbiamo vista ben espressa dal film di Marina Abramovic. L'abuso è un'altra cosa, l'abuso è un uso improprio. L'abuso è un uso improprio, è in questo senso che ne parla tanto. L'abuso come uso improprio della bellezza. In questo risiede la bellezza nelle opere d'arte del nostro tempo. Allora, prima vi ho raccontato, l'opera che avete applaudito, vi ho raccontato del lavoro di Félix González Torres, che tra l'altro, come dire, pensate a che percorso tortuoso vi spinge. Voi, per sapere di quell'opera, dovete perlomeno leggere il titolo. Poi dovete scoprire da qualcuno o da qualcosa che quel mucchietto di caramelle, il peso di quel mucchietto di caramelle corrisponde al peso di una persona, per capire fino in fondo l'opera. E questa cosa non la capite guardando l'opera, ma nessuno per l'arte si capisce e si esaurisce nel momento in cui la si osserva. Questo vale per il presente, vale anche per l'antichità, credetemi. Vale per tutta l'arte, ma lo sapete già perché la studiate a scuola. In ogni caso, pensate a quale percorso tortuoso vi obbliga quest'opera d'arte di Félix González Torres. Ecco, e invece quest'opera di Luc Thuyman, un pittore belga che si chiama Luc Thuyman. Voglio raccontarvi qualcosa a proposito di quest'opera, perché i meccanismi per me sono analoghi all'opera di Félix González Torres. Che cosa vedete in questo dipinto? Che cosa c'è rappresentato in questo dipinto? Che cosa riuscite a vedere? Un uomo seduto sulla neve, prova a essere più precisa, come ti chiami? Angelo, è di più di un uomo seduto sulla neve. Cos'è? Che cos'è? È caduto con gli sci, dice, come ti chiami? Denis, è caduto con gli sci. Allora, il soggetto di questo quadro è, voi andate in un museo, vi trovate di fronte l'architetto di Luc Thuyman, che è un quadro di medie dimensioni
che mostra, che cosa mostra? Mostra uno sciatore caduto nella neve. È uno sciatore caduto nella neve. Vabbè. Ci sono, non è dipinto troppo, è dipinto bene? Vi sembra di restare a bocca aperta per la maestria con cui è dipinto questo quadro? Insomma. Ci sono delle cose interessanti, se volete, il fatto che questo quadro sia fatto, sia morandiano in un certo senso, abbia a che fare, lui non ha a che fare con Morandi, il fatto che lui usi dei toni del bianco per fare questo dipinto, fondamentalmente. Ma non è questo, il bianco, vedete, torna anche dove? Torna anche nel volto, nella faccia di quello sciatore. Vabbè, allora, questo dipinto rappresenta uno sciatore che cade nella neve. Allora, poi voi leggete la didascalia, non so chi lo fa di voi quando è in un museo, leggete la didascalia e vedete il titolo, e il titolo dell'opera di Turiman è L'architetto. L'architetto. Dunque, quest'opera che rappresenta è uno sciatore caduto della neve, che cade, cosa che sarà capitata a molti di voi se sciate, si intitola L'architetto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non so, cosa può voler dire? Cosa può voler dire? Cosa cambia nelle percezioni di quest'opera? Cosa può voler dire secondo voi? Che forse lo sciatore caduto è un architetto, è un architetto. E allora qual è la questione? Qual è il punto? Io ci ho messo 5 anni per capire fino in fondo quest'opera, perché, come dire, la ritenevo l'immagine di uno sciatore caduto nella neve, tutta più l'immagine di un architetto caduto nella neve. Poi un giorno, leggendo un'intervista a Luke Turiman su una rivista d'arte, ho scoperto la realtà di quest'opera. Sapete che cos'è quest'opera? Quest'opera è un frame di un film, che mostra Albert Speer in vacanza sulla neve quando cade. È proprio tratta da un filmato amatoriale. E sapete chi è Albert Speer? Chi è Albert Speer? Albert Speer è l'architetto del nazismo, è l'architetto, esatto, di Hitler. Allora, questo dipinto che mostra uno sciatore caduto nella neve, lo sciatore è Albert Speer. Se voi guardate il filmato, si trova, credo, su internet, e voi vedete Albert Speer, che era un uomo come noi, ahimè, questa è proprio la tragedia, leggete Primo Levi, era un uomo come noi, aveva una famiglia, si divertiva, gli piaceva sciare e, non sapendo sciare come noi, cascava sulla neve. Questo è Albert Speer. Allora, questo dipinto mostra Albert Speer un giorno, un weekend, una domenica, che non era l'architetto del nazismo, che era un uomo come noi, ed essendo un uomo come noi voleva riposarsi dal lavoro. Il suo lavoro era devastare il mondo, ma voleva riposarsi da quel lavoro. Voleva riposarsi da quel lavoro e voleva sciare, voleva divertirsi. Allora un cameraman, un amico, ha preso l'ultima immagine di quel film e ha fatto il dipinto. Ecco, letta in quest'ottica, raccontata in questo modo, quest'opera assume tutto un altro significato. E qual è il significato di quest'opera? Beh, questo dipinto, a dispetto del fatto che la pittura di storia è in crisi, è un dipinto che racconta la storia, che racconta la tragedia della storia, che racconta una caduta, che racconta di un dramma privato e appartenente alla storia. Vi ho raccontato Felix Gonzalez-Torres. Ho cercato in poche parole di dirvi in cosa consiste il senso, cosa c'è dietro le scelte degli artisti che hanno realizzato le opere che abbiamo velocissimamente passato in rassegna durante questa lezione. Ho cercato di fare discorso attorno allo sciatore di Luke Turiman. Ecco la mia idea di bellezza. La dico in maniera proprio telegrafica. L'abuso della bellezza, l'uso improprio della bellezza, dal mio punto di vista,
prescinde dal valore formale di un'opera e ha a che fare con il significato dell'opera. Con il significato dell'opera. Ed è il significato, è nelle parole che girano attorno a un'opera, è nella capacità di un'opera di fare racconto, di fare discorso su di noi, sul tempo in cui viviamo, sul nostro sistema di relazioni, che risiede la bellezza. Per comprendere l'arte contemporanea è fondamentale capire questa cosa. L'abuso è un uso improprio della bellezza. Grazie. Emozionante, muovendoci le coscienze, no? Non ci ha fatto soltanto vedere delle immagini, ma ci ha fatto riflettere e soprattutto ha anticipato una modalità interattiva anche lui, come l'arte contemporanea. Anche nell'arte contemporanea non esiste, o meglio, è una scelta fondamentale la relazione con lo spettatore, una relazione che c'era anche prima, ma che prima magari è più comprensibile, invece qui occorre anche documentarsi. Quindi ringraziamo davvero di cuore il professor Pelle e lasciamo la parola a voi per le domande. Alessandro mi chiede come è nata la mia passione per l'arte contemporanea. È nata in due momenti diversi. Il primo momento risale quando avevo più o meno la vostra età e facevo le scuole superiori. Non ero uno studente meraviglioso, bravo, in materia umanistica, non ho niente di. Facevo teatro, ero svagato e anche un po' sbogliato, però avevo un nonno che collezionava opere d'arte di artisti locali e aveva una piccola biblioteca di storia dell'arte. Allora un giorno, non ricordo come è nata, è il momento in cui è nata perché me lo ricordo, un giorno trafficando nei suoi libri, guardando la sua biblioteca, ho tirato fuori un catalogo, un libro di Francis Bacon, che forse voi conoscete, è un grande pittore irlandese del XX secolo. E vabbè, allora guardando quei dipinti di Francis Bacon, già mi sentì qualcosa, sentì una specie di scintilla, qualcosa che andava accendendosi in me. Poi invece un'altra volta, ecco, la volta che proprio questa scintilla diventò un fuoco, fu durante un viaggio, quindi su due momenti, durante un viaggio con i miei genitori a Praga. Mio padre aveva la terribile idea di portarci in giro per l'Europa in roulotte, era una roba che si faceva, una tortura, era un tardo adolescente. Vabbè, a un certo punto passiamo attraverso questa piccola galleria di Praga che si chiama Narodni, è il museo di Praga, che si chiama Narodni Gallery. E dentro questo museo trovo un quadro di Gauguin, una vista che non mi piace tantissimo a posteriori, però che si chiamava Buongiorno signor Gauguin. Allora, per una serie di ragioni, che sono le stesse per cui io adoro questo dipinto, che oggi vi avrei anche mostrato, che invece è di Courbet, è di Gustave Courbet, che si chiama Buongiorno signor Courbet, e io ho deciso che quella era quello che volevo fare, volevo studiare storia dell'arte, E due riferimenti furono per me Francis Bacon e Gauguin. Vabbè, in questo dipinto ve lo racconto velocissimamente anche se non c'è l'immagine, però immaginatevi, è l'altro buongiorno della pittura francese del XIX secolo. Questo io lo trovo straordinario perché qui vedete, mentre prima Courbet, avete studiato Courbet, Courbet era un artista romantico, aveva un background romantico, quindi Courbet è un artista che nei primi autoritratti si rappresenta come solitario, malinconico, camminatore, passeggiatore, si mostra separato dal mondo, vestito di nero, sempre accompagnato da un cane. Vabbè, prima del 48, dopo il 48, e qui siamo nel 1855, si autoritrae, racconta se stesso in questo modo qui, vedete, mentre incontra delle persone e mentre delle persone lo salutano, come dire, la mia identità è riconosciuta, io sono signor Courbet, sono il signor Courbet, qualcuno mi riconosce in quanto signore e artista. Allora la cosa che trovavo straordinaria era che un'opera raccontasse di un incontro, raccontasse dell'identità di una persona, di una relazione, dell'avvicinamento tra due persone. Questo Buongiorno signor Gauguin funzionava più o meno nello stesso modo, ma è ancora più
più delicato quel dipinto, perché mostra Gauguin tutto impaparrato nel suo cappotto che cammina, a un certo punto c'è una prepone vicino a lui, una ragazza di profilo che gli dice buongiorno, questo mostra il ritratto. Allora lui è molto cupo, malinconico, sembra un'accorgersi pure di quel saluto e probabilmente ha dato poco valore a quel saluto nella realtà, ma poi l'ha tradotta in un dipinto molto piccolo ma meraviglioso. Ecco, anche questa cosa mi affascinava, perché mi sembrava che in quel dipinto ci fossero molte cose di com'è l'artista, e di com'è l'artista, una cosa apparentemente irrilevante succede nel mondo e questo artista, questa cosa irrilevante, poi è capace di trasformarla in un grande racconto. Queste due cose. Forza, forza, applaudite, applaudite. Voglio, no, applauso. Altre domande. Per ribellarmi, cioè, lei non ne potete più. Sì, può fare. Sì. Altre domande. Cosa ti arriva quando l'arte dall'impressionismo in poi iniziò a scricchiolare? Parlavo della crisi della pittura da cavalletto. Cioè, a scricchiolare per alcuni aspetti, quali sono questi aspetti? Rispetto alla storia, come ti chiami? Daniel ha chiesto, l'avete sentita la domanda, cosa intendeva quando ha detto che a un certo momento l'arte ha iniziato a scricchiolare? Intendevo che non l'arte, non tutta l'arte, ma alcuni aspetti legati all'arte e alla storia della pittura. Cioè, da un certo momento in poi, più o meno dalla metà del XIX secolo, la pittura non è più sicura di saper o di poter raccontare storie. È una delle ragioni che la devono determinare in qualche modo, no? Perché questo? Perché arriva qualcun altro, arrivano altri mezzi, altri linguaggi che raccontano in modo più efficace della pittura. Per cui si deve rinnovare, si deve trasformare, deve diventare qualcos'altro. E non è un caso che di lì a poco, passando attraverso Cézanne, passando attraverso naturalmente alcuni artisti che sono Manet, Cézanne, alcuni artisti chiave per la storia della pittura dell'ultimo secolo e mezzo, di lì a poco si arriverà all'astrazione, si arriverà a quella piazzetta, quella piattezza della superficie che è appunto la reazione della pittura all'idea di racconto, all'idea di finestra che va un pochino in crisi. Ma è una cosa complessa, adesso mi dispiace, non trovo le parole, però ecco, se Daniel vuole approfondire questa cosa, basta provare a leggere, per esempio, il testo di Greenberg, che si trova pubblicato da Johan N. Levy, si chiama La crisi della pittura da cavalletto, Clement Greenberg è l'editore, il testo, il titolo del libro è L'avventura del modernismo, e il saggio che si trova dentro questo libro è La crisi della pittura da cavalletto. Altre domande? Mi chiedevo, mi è passato molto a parlare del concetto di idea di bellezza, di estetica, però non ho capito alla fine di tutto questo discorso quale fosse il tuo concetto personale anche di bellezza. Per cui, non lo so, domanda stupida a questo punto, il tuo pittore preferito. Sono due domande diverse. La prima. La stessa cosa secondo te. Allora, il mio pittore vivente preferito è... No, io ti rispondo. Allora, non vivente necessariamente. Cavolo. Questo qui è un gioco alla Nick Orby, no? Avete detto Alta Fedeltà? Conoscete questo scrittore inglese che si chiama Nick Orby, che negli anni 90 scrive questo libro che si chiama Alta Fedeltà. E in quel libro continuamente vengono proposte le persone delle classifiche, i 5 libri, i 5 CD, i 5 film, no? Sono cose che in effetti definiscono l'identità di una persona. Allora, a me viene da dire che forse per me il mio pittore preferito, il pittore che oggi non vi ho mostrato, mi ha chiesto questo, risponde, sì, risponde. Si chiama Gerhard Richter, è un pittore tedesco che fa delle pitture, dei dipinti che sembrano delle fotografie, ma non sono fotografie perché sono fotografie ricopiate. Ora vedete, guardate, questa è la questione, rispondo anche all'altra domanda, la cosa che vi proponevo, la mia visione della bellezza, nel fatto che i dipinti di Richter sembrano delle fotografie ma non sono fotografie,
ma sono qualcos'altro, cioè sono dipinti in questo rapporto con la fotografia, nel senso, nel significato di questo rapporto con la fotografia, nelle ragioni che sostengono questo esercizio del copiare, sta la bellezza dell'opera. Per me è bello ciò che fa racconto, per me è bello ciò che fa discorso, per me è bello ciò che fa pensare. Ok? Altre domande? Molto bello, complimenti innanzitutto, ma non ho capito secondo lei che cosa sia questo concetto di abuso della bellezza. Innanzitutto se sia in senso negativo o positivo, e poi se in qualche modo diciamo l'arte contemporanea sia una più a questa versione dell'abuso, sia ancora più verso quel senso. Guido. Allora, ho cercato di dirvelo nel corso della lezione. Per me, no, tenete presente la risposta che ho dato a Riccardo. Ho detto a Riccardo che per me è bello ciò che fa discorso, per me è bello ciò che fa racconto, a prescindere dai suoi valori formali, siano essi misura e ordine, come nella bellezza classica, o qualche altra cosa. Che cosa significa? Che per me questa idea di bellezza, che risiede in ciò che fa discorso, in ciò che fa racconto, in ciò che pungola la mente e il pensiero, in questa idea di bellezza risiede la chiave d'accesso all'arte contemporanea. L'arte contemporanea usa, anzi abusa della bellezza in questo senso, cioè parla di una bellezza, in questo senso d'abuso, parla di una bellezza che non risiede nei valori formali, ma risiede in qualcos'altro, risiede soprattutto nei discorsi che si fanno attorno alle opere. Questo è l'abuso, per me è un uso improprio della bellezza, perché la bellezza è, nella nostra testa, per la storia dell'arte occidentale, è soprattutto un valore della forma, una qualità della forma. Sono spiegato? Non è che mi scaldo, mi arrabbio, è il mio motto. No, ancora. Tutti. Volevo chiedere, secondo lei riprodurre ha lo stesso significato del copiare? Secondo lei riprodurre? Ti dirò di più. Adesso non riesco a pormi la questione della differenza in maniera lucida tra riprodurre e copiare, ma dico una cosa in più: per me copiare, riprodurre è inventare, per me copiare è inventare, e di questa qui potremmo fare un'altra conferenza su come il Novecento, su come l'arte contemporanea, su come l'arte contemporanea intende il copiare, il riprodurre come una vera e propria invenzione. È invenzione. Troppo complesso, dai, non mi chiedo queste cose. Adesso agli ultimi 5 minuti entriamo proprio in un altro territorio, ma magari un'altra volta, se volete, ne parliamo. Non so quando. C'è una frase di Oscar Wilde. Dice: l'arte inizia dove finisce l'invenzione. L'arte. A questa cosa che sto cercando di dire, adesso dovremmo veramente entrare più dentro la questione, un attimo, non possiamo farlo in 5 minuti. Altre domande? Altre cose che volete? Va bene, se non c'è. A lui. Si può? Sì.
Mi sembra di vedere dall'arte moderna che il contemporaneo che il diventi che un'opera viene definita opera semplicemente quando entra nel contesto, quindi nel museo, mentre invece nella mia ottica un'opera è sempre un'opera, sempre decontestualizzata, assume comunque sia, per esempio può essere un quadro di Raffaello, Michelangelo, che sa chi, è sempre un'opera d'arte, la vedi e la puoi constatare in qualsiasi momento. Applaudire me, ma neanche con i cani Marco, perché Marco ha posto una questione fondamentale, è centrale, cioè l'arte è sempre arte, indipendentemente da dove si trova, fuori dal museo, nel museo. Marco, scusa, è un'altra questione stracomplessa, come faccio ad essere 5 minuti? È impossibile, Facciamo un'altra ora, no, io trovo sempre qua, ci organizziamo per ora più avanti se volete, questo possiamo fare. No, questo è il problema, che qua hanno chimica la sesta ora. Ragazzi, grazie Marco, anche per